e passiamo, facciamo l'appello per la prima convocazione. Ci sono chiaramente gli atti, chi non ha potuto in commissione visionare gli atti che stanno in discussione sono chiaramente a disposizione. Allora, procediamo all'appello, grazie. Belisario, Benassi, presente. Caccamo, Carlone, Carrus, Cerconi, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stellitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Presente 18 consiglieri, quindi possiamo iniziare con i punti della prima convocazione. Primo punto, allora faccio presente, leggendo queste proposte di deliberazione. Queste proposte di deliberazione che ci arrivano per l'espressione del parere riportano, diciamo, i firmatari delle proposte di deliberazione. L'ultima, che non è una proposta di un singolo, di un gruppo di consiglieri, ma è una proposta della Giunta, non riporta chiaramente i nomi dei firmatari. Bene, allora, scusate, primo punto all'ordine del giorno, proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta iniziativa consiliare consiglieri Peciola, Azzuni, Imma Battaglia, Proietti Cesaretti, Celli, Erika Battaglia. Promozione di poli civici integrati di mutualismo sociale. E faccio presente, a proposito di questi due atti, che l'assessore competente è stato ricoverato in ospedale e quindi mi ha pregato, insomma, sarebbe stato sicuramente presente in consiglio, ma è ricoverato in ospedale per degli accertamenti, quindi non può essere presente. Allora, quindi presenta l'atto la Presidente della Commissione Vitrotti, prego. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri, Assessore. È pervenuta all'attenzione di questo municipio per la relativa espressione di parere la proposta di deliberazione avente ad oggetto la promozione di poli civici integrati di mutualismo sociale. Per dare, diciamo, degli elementi di semplificazione rispetto a questo strumento che appunto passa per l'istituzione di poli civici integrati, ovvero come se fossero dei veri e propri luoghi fisici o delle reti in cui dovrebbero convergere associazioni, terzo settore, istituzioni di prossimità, quindi enti locali, imprese sociali, volontariato, tutto quel mondo che si occupa sul panorama cittadino di diverse tematiche, non solo strettamente sociali, ma se poi nel corpo della delibera, insomma, chi ha avuto modo di leggerlo legge nei dettagli che possono essere progetti o programmazioni che vanno spaziano dalla cultura a fondi di mutualismo sociale fino ad arrivare alla programmazione di sostegno rivolti ad alcune fasce e soggetti soprattutto non autosufficienti, ma non solo, insomma una forma di rete che in un qualche modo va a colmare diciamo una situazione o anche a dare delle risposte a chi in questo momento, diciamo, non si sente consigliere Vitrotti
È molto difficile, che devo fare? L'elaborazione è quella di è fondata su tre principi, che sono quella dell'inclusione, della partecipazione e della sostenibilità. Ovviamente lasciano ai municipi la possibilità di poter intervenire, di interferire ogni volta con i poli civici, con il polo civico, attraverso l'istituzione di un ufficio di scopo. In realtà da qui è nata un po' la discussione, anche le perplessità che sono emerse dalla Commissione, che tra l'altro sono state, diciamo, a noi anche un po' più dettagliate dal parere negativo che ci è pervenuto dal direttore del Dipartimento, a cui ha fatto seguito anche un parere favorevole, ma tenendo presente delle osservazioni poste al direttore dal Dipartimento sia da parte della Giunta che da parte degli uffici municipali. E sostanzialmente, diciamo, la creazione di un ufficio di scopo e tra l'altro di un centro di costo dedicato, scorporando, spiega anche all'interno del corpo della delibera, anche con quali modalità si potrebbe andare a formare questo, quindi scorporando risorse che sono presenti in altri dipartimenti, insomma non ci ha convinto come impostazione generale, anche perché nonostante, diciamo, questo è un momento molto complicato, soprattutto per quello che riguarda la cooperazione sociale e non solo, ma anche ricreare i tessuti all'interno della città, rimetterli in connessione tra di loro, ridare una sorta di spinta propulsiva a questi settori, diciamo non ci è sembrato però questo uno strumento valido. Le perplessità sono state diverse da parte dei commissari, però diciamo seppure l'impostazione, cioè quella di dare comunque un messaggio, cioè la città comunque si dovrà rioccupare, dovrà anche porsi delle domande, soprattutto perché siamo in un momento della crisi della finanza pubblica e se non ci si interroga in questo momento, proprio a partire dalla cooperazione sociale, che è stata quella forse più investita dalle questioni, se non si riparte da lì chiedendo quale potrebbe essere un modello di innovazione sociale realmente alternativo a quello che c'è stato fino ad oggi e quindi che metta da parte tutte quelle forme di assistenzialismo, chiamiamole così, lasciatemi un po' passare il termine, che però negli anni hanno prodotto uno schema e una fragilità in realtà della progettazione sociale in sé. Purtroppo non si legge, nonostante diciamo questa la buona volontà di poter dare una risposta alla città, non si legge una risposta adeguata ai tempi. Qualcuno in commissione diceva sembra di stare negli anni 70, ora non vogliamo arrivare diciamo fino a quel punto, però forse servirebbe un ragionamento un pochino più profondo per cercare di trovare e di stimolare forse un'impresa o un'innovazione sociale vera, che da una parte diciamo, merita il sostegno perché nel corso degli anni, di tutti questi anni, nella città di Roma, ma nei singoli municipi, ha dato comunque un contributo fondamentale per l'erogazione dei servizi alle famiglie, ma anche alla stimolazione di tutti quei settori culturali, sociali, socioculturali che comunque hanno con le loro attività dato vita ai nostri territori, però dall'altra quella forma di programmazione, di progettazione solo e strettamente connessa con le amministrazioni locali purtroppo oggi non è più fattibile, perché l'amministrazione municipale, così come sopra di noi l'amministrazione capitolina, non è nelle condizioni di poter erogare quei servizi. Il rischio è paralizzare la città. Paralizzare la città, mettere da parte tutte quelle buone risorse e quelle buone pratiche che invece nel corso del tempo hanno dato valore aggiunto, si finisce di fare tutto un'erba un fascio e questo è l'errore, però contestualmente serve ridare alla città una forma nuova di coprogettazione, di individuazione delle modalità di lavoro che sono ovviamente da fare in relazione con le amministrazioni locali, ma non necessariamente continuamente dipendenti da esse. Da qui il parere, come dicevo, negativo del direttore del Dipartimento, la Commissione non si è espressa contrariamente e quindi ci rimettiamo alle valutazioni che farà l'Aula su questo e cercando diciamo, di ovviamente metterci in un'ottica di
collaborazione con chi ci invia le proposte, a patto che diciamo, ci arrivino diciamo, con la dovuta, diciamo, stando un po' alle nostre questioni anche di tutti i giorni. Grazie. Grazie consigliera Vitrotti. Apriamo la discussione sull'atto. Chi vuole intervenire? Ci sono richieste di interventi? Consigliera Lozzi, prego. Allora, intanto buonasera a tutti. Io a volte rimango perplessa dagli atti che ci vengono proposti dai nostri onorevoli consiglieri comunali, perché sembrano totalmente discostati dalla realtà e sembra che spesso utilizzano queste nuove forme di che vengono a crearsi per poter logicamente ovviare problemi sociali che stanno nel territorio al loro uso e consumo senza coglierne il senso reale. È giusta la partecipazione attiva dei cittadini che loro menzionano, che si trovano a diventare parte attiva in organizzazioni e formazioni sociali in collaborazione con la pubblica amministrazione, dove in determinati casi possono addirittura diventare autonomi. Ma la cosa che a me stupisce è che un comune che a livello di politiche sociali si trova in una difficoltà assurda, dove continua a tagliare fondi soprattutto nei confronti di quei tipi di progetti che mirano proprio a superare l'assistenzialismo di cui parlava prima la Presidente, e sono quei tipi di progetti che non sono mirati all'assistenza primaria, ma proprio a creare magari un percorso di autosufficienza di queste persone. Per quei percorsi, per quei progetti vengono tagliati i fondi, e invece di battersi e trovare appunto fondi negli altri dipartimenti per sostenere questi grandi progetti che a volte sono anche promotori di cose veramente innovative, si preoccupano di creare i poli civici, dove il comune, che dovrebbe essere uno degli interlocutori principali, non è credibile nella sua funzione di promozione di nuovi processi di governance territoriale, proprio perché ha le mani legate da tanti punti di vista, soprattutto nel reperimento di fondi, e qua addirittura si prefigge di trovare un centro di costo apposito, quando non è riuscito a trovare un centro di costo apposito per garantire le ore sufficienti di AEC per i bambini nelle scuole, quando non è riuscito a individuare un costo specifico oppure fondi da inserire nel costo specifico per tutti i servizi sociali, quando ad oggi addirittura l'assistenza indiretta non si sa se arriverà a copertura a fine anno, i signori consiglieri comunali vogliono fare un'altra cosa innovativa e creano un ufficio di scopo ad hoc, quando comunque abbiamo già tutta una burocrazia ben definita all'interno del comune, con gli uffici che si devono occupare di questo, questo e quest'altro. Loro ne creano un'ulteriore sovrastruttura, perché manca una sovrastruttura nel comune. Invece di snellire e di rendere tutto fluido e anche integrare il concetto di polo civico in un nuovo tipo di governance, ma sistemando prima i conti del comune, prima di cominciare progetti nuovi che in questa situazione sarebbero comunque fallimentari, e anche facendo riferimento a progetti che già sono stati messi in essere, le stesse associazioni che hanno partecipato a questi progetti ne hanno dichiarato poi il fallimento, i nostri cari consiglieri comunali ci presentano una cosa alquanto ridicola. Invece di pensare a migliorare e a rendere credibile la posizione del comune sui servizi sociali, prima di fare proposte innovative, propongono delle cose dove addirittura vanno a trovare dei centri di costo chissà dove, dove addirittura queste nuove formazioni diventano interlocutrici dirette anche coi fondi regionali, quando qua i fondi regionali è un anno che non li vediamo, e tanti progetti anche molto importanti sul territorio stanno rischiando di chiudere se già non hanno chiuso. Il nostro parere è assolutamente contrario, e sono contenta che la commissione di questo municipio abbia espresso parere contrario, per un minimo di dignità politica, perché per avere credibilità come parte politica di un municipio, al di là della forza politica che si rappresenta, dobbiamo avere il coraggio di dire no quando le proposte che ci pervengono da qualsiasi parte politica sono vergognose. Quindi ringrazio la Commissione, e anche noi esprimeremo parere contrario a questa delibera. Altri interventi?
Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente, ribadisco il fatto che purtroppo io non ho potuto assistere alla riunione della Commissione per motivi personali e chiaramente non ho potuto esprimere un voto che comunque sarebbe stato, e lo ribadirò oggi in aula, un voto positivo. Dal dibattito di oggi emergono chiaramente delle problematiche oggettive che sono anche emerse anche a seguito del parere del Dipartimento su alcuni aspetti, però io penso che vada un attimino fatto un passaggio ulteriore, un passaggio che comunque deriva dal fatto che Roma è una città finanziariamente ed economicamente purtroppo blindata per molti aspetti, vincolata ad alcuni passaggi che sono e il patto di stabilità e le esigenze del piano di rientro, per le cui ragioni chiaramente molti dei servizi sociali in questi due anni abbondanti di consigliatura lo abbiamo sperimentato sulla pelle nostra come consiglieri, come municipio, con i nostri uffici, che i servizi comunque si riducono, il rischio che molti servizi spariscano c'è. E io penso che un'iniziativa comunque lodevole, se non altro per il principio, di creare una struttura ad hoc, un centro di costo specifico, vada comunque un attimino ad arginare il problema finanziario per cui molti dei soldi che dovrebbero garantire alcuni servizi vengono poi di fatto blindati in sede di bilancio per scelte chiaramente di carattere nazionale e non solo. Oltretutto il fatto che comunque c'è un obiettivo specifico che è quello del sostegno e dell'integrazione comunque delle reti di inclusione sociale, che badate bene, comunque anche la Presidente della Commissione lo aveva accennato, non si tratta di assistenzialismo diretto, per cui insomma chi pensa che si torni agli anni 70 mi sembra alquanto eccessivo per molti aspetti, però comunque si cerca di creare uno strumento per cui si prova a dare delle risposte su alcuni servizi che purtroppo l'impoverimento economico odierno non ha consentito negli ultimi anni alla città, e questo va dato comunque adito al lavoro che hanno svolto gli operatori del terzo settore, non solo nella nostra città, negli ultimi anni. Insomma, io penso che gli operatori del terzo settore oggi siano quasi dei martiri per il lavoro che svolgono nella nostra città, perché veramente per quella che è la realtà economica di questa città penso che sia sul serio un orgoglio essere parte di questo meccanismo qui. Per cui di fatto, vista l'emarginazione dilagante che c'è nelle nostre periferie e quant'altro, un nuovo modello di welfare che superi questi steccati penso che sia opportuno. Oltretutto poche settimane fa è stata fatta una sorta di conferenza stampa e è stata svolta all'Istituto di Medicina Solidale a Torbella Monaca, una realtà che io sinceramente non conoscevo, però da quello che mi hanno raccontato un po' di persone, insomma è una realtà abbastanza importante che, anche se non è ancora un po' ibrida tra l'ufficiale e il non ufficiale, è comunque una realtà operativa in un territorio piuttosto ampiamente compromesso, che svolge di fatto un servizio alle persone in difficoltà. E penso che quando si offre un servizio alle persone in difficoltà, che sia ufficiale o che sia non ufficiale, penso che vada valorizzato. Questo meccanismo dei poli civici, io auspico, insomma le premesse ci sono, auspico che diventi qualcosa di concreto e sostanziale, che possa creare da qui a breve comunque un nuovo modello di welfare in tempi di austerity. Grazie. Grazie consigliere Cofano. Altri interventi? Consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente. Come membro della commissione che ha esaminato questa proposta, ho trovato estremamente interessante per alcuni aspetti la proposta ed estremamente sbagliata per altri aspetti, e cercherò di esaminare gli uni e gli altri. Anzitutto, da un punto di vista delle motivazioni che evidentemente hanno portato a questa proposta, è evidente che dietro c'è il fallimento del modello assistenziale che fin qui ha sostenuto, in particolare su Roma, l'erogazione dei servizi alla persona.
L'erogazione dei servizi alla persona avviene essenzialmente attraverso il terzo settore ed è essenzialmente subita da parte dell'utente, ovvero io finanzio un servizio, membri del terzo settore ricevono i soldi, l'utente che ha bisogno del servizio non ha normalmente possibilità di scelta, viene inserito in un servizio già scelto. Quindi l'utente subisce il servizio. La risposta che si tenta di dare, da un certo punto di vista positivamente con la delibera, è che a questo punto, si dice nella delibera, io do tutte le risorse, quelle finanziarie, addirittura quelle immobiliari e quant'altro, al terzo settore, laddove i cittadini da un punto di vista mutualistico si auto-organizzano e dunque, diciamo, si dividono la torta. Questo è l'equivalente, e quindi capisco perché una certa parte del Consiglio sia favorevole a questo, sia al nostro livello, sia a livello del Consiglio Capitolino, è l'equivalente per me nel positivo e nel negativo, storicamente e attualmente, è l'equivalente del tutto il potere ai Soviet. Adesso, qual è invece l'altra possibilità? L'altra possibilità è che le risorse nella loro totalità non vengano erogate al terzo settore, ma vengano erogate all'utente. Tu i soldi e le risorse non le dai alle associazioni, organizzazioni, fondazioni, cooperative o quant'altro, ma le dai direttamente a ciascun utente, potenziando la sua libertà di scelta, perché in questo modo può nascere un possibile estremamente diverso dall'attuale. L'attuale è un modello che sta arrivando al termine, al capolinea, al fallimento, e piuttosto che dare per l'appunto tutto il potere ai Soviet e tutte le risorse al terzo settore, io dico no, tu dai tutto il potere e tutte le risorse all'utente, il quale, quindi piuttosto che andare a continuare continuare a sostenere l'esistenza di ciò che già c'è, fecondare il possibile dando la libertà all'utente e restituendo all'utente i soldi che già paga con le proprie tasse. In particolare questo discorso l'abbiamo già fatto sull'assistenza indiretta, che va fortemente potenziata e trasformata in maniera tale che tutti ricevano l'assistenza attraverso un buono di servizi, piuttosto che essendo inseriti passivamente in un servizio già dato che va subito. Questo significa potenziare la libertà di scelta, creare il nuovo, aprire nuovi posti di lavoro, migliorare la professionalizzazione. Questa ritengo che sia la critica che va fatta a questo modello proposto dalla delibera, che ha anche altri errori oltre a questo, ma direi che questa è certamente la prospettiva culturale che all'interno di una riforma, di varie prospettive di riforma, certamente può dividerci. Su questo ho espresso il parere negativo in commissione, lo confermo e lo confermerò, perché la via è profondamente sbagliata, perché va a dare tutta la forza alle organizzazioni già esistenti piuttosto che all'utente che le usa. Grazie. Consigliere Lancia, prego. Mentre apprezzo la filosofia di base di questa proposta di delibera che punta a creare reti e poli civici, non ne apprezzo lo sviluppo. Questa delibera va in una direzione, secondo me, alquanto vecchia, che tende a riproporre sempre il solito rapporto tra pubblico e privato.
penalizzando e mortificando il lavoro del terzo settore, perché secondo me il terzo settore è assolutamente in grado di fare un lavoro non dipendente né dalla politica né dalle casse pubbliche, in cui i finanziamenti pubblici vanno a integrare il lavoro del terzo settore, ma non lo rendono dipendente. Noi dovremmo cercare di muoverci verso una rete dei soggetti del terzo settore che puntino all'autonomia finanziaria, rompendo anche quel legame mefitico che c'è stato finora tra la politica e il terzo settore. Quindi ritengo che questa delibera, partendo con una buona intenzione, abbia poi preso una deriva un po' vecchia e soprattutto inattuale in questo momento. Se il comune ha pochi soldi, quei pochi che ha li spenderà personalmente attraverso i suoi municipi, attraverso il dipartimento, e creare un'ulteriore struttura parallela non mi sembra assolutamente opportuno. Grazie. Altri interventi? Consigliera Carus, prego. Presidente, uffici, assessori e colleghi consiglieri, io ho ascoltato con molta attenzione la discussione qui in aula, come già anche in commissione, rispetto a quest'atto, perché senza ombra di dubbio questa proposta di delibera crea alcune perplessità. Non rientro nella discussione delle singole criticità, perché molti dei miei colleghi le hanno esplicitate e hanno, diciamo, evidenziato quelli che possono essere gli aspetti migliorativi. Io tra le criticità e gli aspetti propositivi cerco però di vedere la proposta della delibera calata nel territorio, un territorio in cui noi abbiamo realtà di diverso tipo, che elenca appunto la stessa delibera, attive e esistenti. Probabilmente questa delibera provo ad immaginarmela appunto in una calata proprio all'interno del territorio, dove sicuramente forse alcune delle criticità potrebbero essere sorpassate. Ricordo già che il terzo settore spesso purtroppo manda da solo avanti servizi che forse dovrebbe fare anche la stessa parte pubblica, ma le osservazioni sono appunto tutte legittime e anche molte condivisibili, come alcuni dei punti toccati precedentemente. Io, come ho espresso già in commissione con il mio voto favorevole, così come con la Presidente, faccio presente che forse la visione e l'aspetto propositivo della delibera, secondo me, ha un impianto a cui non mi sento appunto di dare la contrarietà. Anche perché è un tema che viene risollevato, che va affrontato, perché, ripeto, esistente nel nostro municipio e forse anche da regolamentare, sicuramente con tantissime perplessità. Quindi mi auguro che poi in consiglio comunale avranno la lucidità di riguardare e di osservare alcuni degli aspetti più importanti, però, come ho già espresso in coerenza con quanto detto in commissione, credo che l'aspetto propositivo della proposta sia da evidenziare. Grazie. Grazie consigliera Carrus. Altri interventi? Non ci sono. Consigliere Giuliano. Allora, grazie Presidente. Poli civici. Allora, al di là dell'aspetto personale, singolo, di ogni consigliere, insomma, che comunque preso dal concetto, quindi dalla proposta, dall'enfasi della delibera, dice: beh, sì, comunque sia, qualcuno ci ha pensato. E quindi è lodevole il fatto che questa cosa venga poi mandata nei vari municipi di competenza per avere il parere. Bene, diversi interventi, anche diversi, che hanno messo in evidenza ovviamente non solo le criticità concettuali,
perché comunque sia tra i vari problemi che emergono nel meccanismo della delibera, dove si mette in evidenza il fatto che si parla di sociale, cioè quello che a me lascia un po' perplesso, che si utilizza uno strumento di una delibera, quindi in questo caso di Roma Capitale, per poter arrivare o provare ad occupare degli spazi. Ora forse questa mia descrizione dà fastidio, forse detta in questo modo, in modo un po' brutale, diretto e secco, sembra che non sarà accettata. Però perché oggi l'esigenza di dover utilizzare strutture dell'amministrazione che sappiamo essere in grave difficoltà, non solo perché il bilancio di Roma Capitale è quello che è, tra parentesi, quando si parla di sociale, io ricordo, ma potrei sbagliarmi, che nel bilancio dell'ultimo bilancio approvato della consigliatura Marino, mi sembra che il sociale era stato trattato in modo adeguato, quindi non c'erano stati nessuna diminuzione, nessuna controtendenza, e si sarebbero coperti tutti i servizi alla persona e quello che appunto ne derivava. Per cui nessuno ha votato contro a quel bilancio in quest'aula, e quindi siamo andati avanti. Chiusa parentesi. Ma per dire che in questo momento la situazione non è tanto difficile dal punto di vista economico, che è ovvio, e come diceva un presidente di commissione, c'è una difficoltà ovvia che deriva anche da leggi nazionali, non solo, che ci condiziona sia nel mantenere quello che abbiamo, ma sia anche in una prospettiva futura, quindi anche nella voce investimenti, quindi il famoso patto di stabilità che lega tutto. Ora però, tolto quello che è sotto gli occhi di tutti, c'è un mondo, c'è una situazione settoriale di beni dell'amministrazione comunale che sono a disposizione. Allora basti pensare alle proprietà ovviamente dell'amministrazione comunale, basti pensare a quelle della regione che vengono comunque utilizzati dall'amministrazione e vengono gestiti dall'amministrazione, quindi spazi alloggiativi, case alloggiative, ci sono comunque negozi, attività, locali, va bene? Che fino ad oggi una parte di questi sono stati occupati illegalmente da chi ha fatto come gli pare. Allora che cosa significa? Che in un momento in cui Mafia Capitale ci ha messo ormai le zavorre, perché noi non ci possiamo più muovere, ma non solo noi, Roma non si può più muovere, no? Avremo la prossima settimana qui la possibilità di vedere di nuovo il prefetto Gabrielli, che verrà qui non a farci la parte del prefetto, quindi un dirigente dello Stato, ok, che deve eseguire degli ordini, ma verrà qui a farci la parte politica di quello che sarà il quadro successivo di una città. Cioè, questo diventa un po' surreale, ma comunque, e che verrà qui a parlare non ovviamente all'istituzione, verrà qui a parlare alla cittadinanza, come se questo consiglio non esistesse. Allora, in un momento in cui l'amministrazione deve superare, e non so se ce la farà, delle difficoltà enormi dal punto di vista anche organizzativo, perché quello che oggi ha fallito, qualcuno l'ha detto, il sistema, cioè quello di politicamente appoggiare delle realtà per avere poi un ritorno sul territorio. E questo qui, senza controllo, non si può governare. Allora dice, vabbè, utilizziamo i poli civici, perché poi la bravura sta proprio nei termini poli civici. Bello, prendiamo degli spazi, che cosa manca lì? Ci mettiamo un servizio sociale. In quell'altra zona, beh, c'è la torretta per esempio, e quello è un bel polo civico, no? E lì ci fai tutta una serie di servizi, bello. Poi però nella delibera si legge, no? Allestire spazi che erogano servizi integrati, quindi sanitari, sociali, e noi qui ci riempiamo la bocca, SS, no? Non è una cosa vecchia, ma sanitari e sociali,
culturali e sportivi. Direbbe qualcuno. Che vuol dire? Allora è welfare o non è welfare? Perché, come si dice, dopo c'è la delibera sul regolamento degli impianti sportivi? Oppure abbiamo fatto, l'abbiamo unita? Presidente, l'abbiamo unite le due delibere? No, sono divise, perfetto. Allora, significa in questo momento, dove le difficoltà sono talmente evidenti, dove tutto, non si scopre più niente, non, cioè non si inventa più niente, è tutto scoperto, noi andiamo ad accettare una delibera dove ci dice, vabbè, diamo spazio alla gente, alla cittadinanza o perlomeno alle associazioni, alle cooperative che fino ad oggi hanno fatto quello che gli pare senza controllo per dare risposta a un nuovo modello, a un nuovo welfare della città. Beh, voglio dire, nella, dal punto di vista letterario, insomma, c'è sta pure, no? C'era qualcuno che ogni volta gli diceva qualche baggianata gli cresceva il naso. Quindi, perché noi dobbiamo essere gioco periferico, perché siamo un municipio, di una tendenza centrale alla quale ci mette alla gogna, cioè ci espone, e verremo presi in giro se accettiamo una situazione di questo tipo in questo momento? Cioè significa, troviamo un modo per dare degli spazi a chi ce li chiede, oppure ad avallare quelli che prima erano stati occupati e che oggi, siccome sono un nuovo welfare, va bene, sono utili per la cittadinanza. Consiglieri, presidente, assessori, cioè non possiamo cascare in questo, in questa trappola politica, questa è una trappola politica, cioè non possiamo avallare un percorso di questo tipo. Un'amministrazione, se c'ha il coraggio, come questa sembra e sbandiera a tutti la volontà di farlo, io vorrei avere qui Sabella, se questa roba, io non so se gli è passata sotto mano, un magistrato che gira tutti i giorni sulle televisioni per dire che la legalità è quella che conta, e poi abbiamo il collega che c'ha la commissione legalità e viene preso in giro perché che ce fa con qua la commissione? Come quello lo sbandiera, noi l'abbiamo fatta la commissione e non la utilizziamo come dovrebbe. La boicottiamo. Allora, ma non penso che sappia una cosa di questo tipo. Perché mancano i soldi, devi fare un ufficio di scopo. L'ufficio di scopo, lo dico sommessamente perché so che lo sapete, è come fare un extra dipartimento. Cioè personale, dirigente, che comunque in modo parallelo scavalla, no, brutto, brutto scavalla, scavalca, perché stiamo a Roma, però ogni tanto mi scordo, scavalca quello che poi è l'iter procedurale amministrativo. C'è un minuto, consigliere Giuliano. Perché non sapevo più che dire, grazie Mario. È un minuto, eh. Quindi scavalla e dice, va bene, facciamo, ci occupiamo noi di questo problema, di questo settore, gli spazi a noi, ok, il patrimonio viene gestito direttamente, quindi neanche da parte del Dipartimento Patrimonio, perché c'è necessità di dover dare risposte. Bene, intanto capiamo quali risposte servono, primo, e poi voglio vedere se l'amministrazione non ha il coraggio in questo momento storico di mettere in piedi una struttura a prescindere. Non perché viene chiesta da tutto il patrimonio, tutto quello che è censito, che è partito da quando c'è stava, insomma, all'inizio Nieri, che ha iniziato a fare un lavoro, non si sa dove è arrivato questo lavoro, io vorrei, sarei curioso di capirlo, cioè capire oggi qual è lo stato del patrimonio dell'amministrazione, ma non conosciamo neanche noi, ma neanche loro lo sanno, e noi cerchiamo i poli civici. Quindi chiudo, grazie Presidente. Grazie consigliere Giuliano. Che comunque di fronte a questa posizionamento politico non possiamo, e mi auguro che questo consiglio non si faccia prendere in giro. Grazie. Altri interventi? Non ci sono. Passiamo a dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano e Fratelli d'Italia. Prego. Grazie, come di Fratelli d'Italia sarà nettamente contrario, anche perché me l'ero dimenticato di dire, me l'ero scritta, quindi utilizzo la dichiarazione. Cambiare tutto per non cambiare nulla sarebbe una cosa talmente da idioti, e quindi io non voglio andare sui giornali per una cosa di questo tipo, ok? Grazie, quindi come si dice a Roma, sotto.
Altre dichiarazioni di voto? Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Tutino, lista civica, prego. Allora, il voto della lista civica è negativo, così come è stato in commissione. Riteniamo sbagliata l'impostazione della delibera, ne comprendiamo l'origine, ma riteniamo che la direzione sia totalmente sbagliata e non vada incontro alla necessità di potenziare l'utente dei servizi piuttosto che gli erogatori dei servizi. Quindi questa è un po' la critica centrale che ci siamo sentiti di portare. Grazie. Grazie a lei. Altre dichiarazioni di voto? Ci sono altre dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Allora, giustamente gli uffici mi dicono di ricordare che chi, diciamo, vuole dare un parere contrario alla proposta deve votare a favore, cioè favorevole al parere contrario, d'accordo? Allora, ripeto. Il corpo della delibera riporta il parere contrario della commissione, quindi chi è contrario alla proposta deve votare a favore, chi invece vota contro, d'accordo? Allora, chi è favorevole al parere contrario? Chi è contrario al parere contrario? Scusate, chi si astiene? Astenuto. Un attimo. Allora, 12 voti favorevoli al parere contrario, 4 contrari al parere contrario, quindi sono a favore della proposta, e 4 astenuti. E i 4 astenuti, quindi la proposta, il parere contrario è approvato. Punto numero 2, adesione di Roma Capitale all'indicazione della Convenzione ONU sui diritti con persone con disabilità. Faccio presente che su questo atto è stato presentato, firma di diversi consiglieri, un ordine del giorno che accompagna la delibera. Allora, prego la Presidente della Commissione di illustrare l'atto. Sì, grazie Presidente, solo il tempo di recuperarlo perché la proposta, l'atto,
che non trovo più, tra l'altro. La proposta... No, vabbè. La proposta richiede l'adesione da parte di Roma Capitale alle indicazioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e la costituzione, perché lo prevede la Convenzione stessa, dell'Osservatorio Capitolino sul suo stato di attuazione. E, devo dire che è pervenuto il parere della Giunta, il parere favorevole della Giunta, anche i pareri degli uffici sono positivi, sono favorevoli. La Commissione ha valutato questa proposta partendo ovviamente anche dalla Convenzione dell'ONU, cioè per cercare di capire e approfondire meglio cosa chiede la Convenzione. La Convenzione, tra l'altro, firmata e ratificata diversi anni fa da parte del nostro Paese, e, precisamente nel 2009, è apprezzabile il fatto che, nonostante diciamo, siano passati diversi anni, si torni a discutere e riportare all'attenzione della città di Roma la necessità di aderire a una serie di richieste che ci fanno le Nazioni Unite per non per avere maggiori diritti da parte delle persone con disabilità, ma paradossalmente per riconoscere quelli che dovrebbero essere i normali diritti riconosciuti e che, diciamo, dico con molta con dispiacere, quotidianamente, lo diceva prima nella discussione un collega, noi ci troviamo purtroppo a constatare che così non è. Sono troppe le difficoltà che ogni anno, anche in sede di discussione di bilancio purtroppo, ci troviamo a un po' anche terrorizzati dal fatto che non avremo forse delle risorse necessarie e non sapremo come reperirle. La città di Roma non è pronta e non è accogliente per i disabili. Ha approvato lo scorso anno il piano delle barriere per l'eliminazione delle barriere architettoniche, però non abbiamo visto un impegno concreto anche in sede di bilancio in questo senso. E quindi dobbiamo andare oltre quelle che sono le raccomandazioni che ci fa l'Europa, perché noi siamo un ente di prossimità e quindi noi poi dobbiamo attuarle quelle raccomandazioni, altrimenti siamo a costituire magari l'ennesimo osservatorio che ovviamente, come richiede la delibera, è apprezzabile, perché al suo interno, oltre ad esserci tutte le associazioni e le categorie, la consulta dell'handicap cittadina, le consulte dell'handicap municipali, nonché anche le fasce intermedie, quelli che sono gli operatori che stanno sul servizio sociale, che quotidianamente si occupano dei problemi legati al mondo della disabilità. Però serve fare un altro passo avanti che, diciamo, in sede di discussione con la Commissione abbiamo anche cercato di evidenziare attraverso l'ordine del giorno che magari già anticipo, cioè la necessità di farle alcune cose. C'è una legge che è quella, anzi c'è una riforma che noi abbiamo affrontato sin dall'inizio, da quando siamo entrati qui e come Commissione ce ne siamo occupati sin da subito, che era la riforma dell'assistenza domiciliare. La necessità di non chiamarla più assistenza domiciliare, ma di una riforma del servizio alla persona, perché è necessario che le persone siano messe al centro, intorno a loro ci sia un progetto individuale, perché attraverso il riconoscimento della loro individualità si possono fare i programmi e i progetti legati al mondo della disabilità, perché sono le famiglie che sono in una situazione di difficoltà ulteriore e purtroppo i soldi ne abbiamo sempre meno e non riusciamo mai a tutelare fino in fondo quali sono le necessità sia del parente o del familiare disabile, ma neanche della famiglia, che ha il diritto comunque di poter vivere una propria vita. E dall'altra parte c'è il diritto del disabile, che nonostante tutto ha la dignità ancora di poter vivere in una città che lo sappia accogliere nei suoi servizi quotidianamente, prendendo l'autobus o la metropolitana. Tutto questo, diciamo, si può fare forse costituendo ancora una volta una sorta di organismo intermedio che dia concretezza però alle cose che facciamo. Quindi
L'espressione è sicuramente, la Commissione si è espressa in modo favorevole, però è necessario andare oltre oggi e quindi è necessario capire che se si vogliono riconoscere veramente i diritti delle persone in quanto tale, allora si può pensare a costruire una città anche a misura delle fasce che richiedono uno sforzo in più dei diversamente abili, e questo lo si può fare mettendo insieme la scuola, i lavori pubblici, tutti i dipartimenti oltre che il sociale, costruire quindi una città che sia disposta a dare le risposte adeguate alle richieste che ci vengono quotidianamente fatte, e così anche noi nel nostro piccolo, nei nostri municipi, riusciremo a dare adeguate risposte magari a quei familiari, a quelle associazioni della consulta dell'handicap che con sacrificio si riuniscono ogni volta, ogni mese nel nostro municipio, ci pongono sempre le stesse domande, noi non siamo mai in grado di poter andare un passo avanti rispetto a come siamo da quando siamo entrati qui, io parlo personalmente, non per chi c'era prima o dopo. Fatto sta che è arrivato il momento di agire e di cambiare passo. Se questo è un percorso, che è quello che ci dà l'Europa, che ci danno le Nazioni Unite, noi lo dobbiamo seguire, siamo anche, lo facciamo con forza e anche con convinzione. Spetta agli amministratori anche come noi, che sono, hanno questa responsabilità in più, di poter passare anche dall'azione ai fatti. Grazie. Grazie consigliere Petrotti, apriamo la discussione, c'è qualcuno che vuole intervenire? Consigliere Lozzi, prego. Allora, premesso che in questa delibera appunto si parla e si chiede semplicemente l'istituzione di un osservatorio facendo riferimento alla Convenzione ONU. La Convenzione ONU è composta da circa 200 pagine, se non sbaglio, e forse in solo tre righe di queste 200 pagine si parla dell'osservatorio. In tutte le altre si parla di tantissime cose che potrebbero essere utili alle persone disabili per migliorare la loro dignità di vita all'interno di qualsiasi paese, e ciò che ogni singolo Stato dovrebbe fare proprio per garantire dignità di vita a queste persone e la loro completa integrazione nel territorio. Premesso anche che a livello nazionale l'osservatorio è già in atto, credo, da circa 3 o 4 anni ad un costo di 500.000 euro annui, e che mentre questo osservatorio sulla disabilità era in piedi, dal 2009 a oggi lo Stato ha ridotto del 70% le risorse per il sociale in questa nazione. Allora noi vogliamo osservare, ok, vogliamo prendere le tre righe della Convenzione ONU in cui chiedono di osservare, ma non abbiamo nulla da osservare, perché ad oggi ci sono le consulte handicap, ad oggi ci sono le commissioni sulle politiche sociali, ad oggi c'è l'assessorato sulle politiche sociali, ci sono vari consiglieri, ci sono le associazioni, e tutti sanno che ad oggi non ci sono soldi, tutti sanno che ad oggi si continua a tagliare, non si garantiscono i servizi se non limitandoli nell'orario, e quindi ad esempio, riprendendo il discorso dell'AEC, viene garantito un servizio minimo che non sempre garantisce ad esempio un'integrazione scolastica, di cui si fa molta menzione nella Convenzione ONU. Le barriere architettoniche non vengono prese proprio in considerazione, non ci sono progetti di questo comune per la rimozione delle barriere architettoniche. Dal centro città all'extra gra ci sono intere strade prive di marciapiedi, le strade stesse sono poco manutenute e quindi piene di buche, e un carrozzato non può camminare neanche in mezzo alla strada. La consigliera che ha proposto questa delibera conosce benissimo ad esempio il quartiere di Statuario, dove via del Calice praticamente è pieno di barriere architettoniche, dove un disabile se prova ad arrivare da inizio a fine via forse non riesce ad arrivarci indenne. E idem conosce bene le zone di Grenia e Sant'Andrea, dove in determinate strade ci sono delle buche, delle voragini talmente forti, grandi, dove non riesce a passarci una persona abile, figuriamoci chi ha delle difficoltà. Va bene,
mettere un osservatorio, ma doveva essere integrato con dei progetti reali di questa amministrazione che andassero veramente in direzione della Convenzione ONU, a partire dal Comune di Roma, ma anche a livello nazionale. Noi mettiamo un osservatorio che osserva il degrado del sociale nella nostra città, nella nostra nazione, e toglie i fondi invece che incrementare. Che incrementarli, e noi dovremmo dare credibilità all'osservatorio solo perché è gratuito. Io in commissione avevo proposto un ordine del giorno, avevo proposto di scrivere un ordine del giorno, e la presidente della commissione lo ha scritto. Purtroppo io lo avrei voluto un po' più incisivo, avrei voluto magari che nell'ordine del giorno non ci fosse scritto: visto il parere favorevole che diamo alla delibera, auspichiamo. Probabilmente il parere favorevole sarebbe stato dato a parte, ma là noi non auspichiamo, noi la pretendiamo che ci siano degli interventi seri per l'integrazione seria di queste persone, perché sono cittadini che devono avere pari diritti e pari dignità come tutti. Basta prenderli in giro creando gli osservatori. Ma che cosa vogliamo osservare? La politica è arrivata a un punto che deve agire e smettere di osservare. Quindi noi purtroppo non potremo dare parere favorevole all'ODG, perché espresso in maniera troppo leggera, anche se logicamente anche noi auspichiamo ciò che è scritto, e voteremo contraria anche a questa proposta di delibera. Grazie. Altri interventi? Ci sono? Scusate? Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo all'ordine del giorno. Allora, non ci sono altri interventi, allora andiamo alla illustrazione dell'ordine del giorno. Allora, prego la prima firmataria. Sì, grazie. Era quello che vi, diciamo, ho anticipato nella presentazione della proposta, e l'ho fatto anche con un suggerimento da parte di alcuni commissari, ma perché poi alla fine quando per ormai per 2 anni ti trovi a stare dentro una commissione e ti occupi di questo, ti rendi conto che ci sono tante di quelle cose che abbiamo purtroppo affrontato, ne abbiamo scritte di cose, ne abbiamo viste, ne abbiamo parlato troppo forse, però manca, diciamo, il passaggio successivo. E è stata un'opportunità quindi quella di discutere della situazione della disabilità in generale, facendo anche un focus su com'è la situazione attuale. In parte ci sono le lacune che ho ascoltato prima, in parte credo che troppo poco è stato fatto forse, però bisogna anche mettersi dentro, diciamo, una fase un pochino più propositiva, e cercare anche di cogliere l'opportunità delle cose che ci pervengono. E quindi ho collegato questo ordine del giorno alla proposta, perché è ovvio che mancano delle cose, cioè bisogna osservare qualche cosa, e allora se la dobbiamo osservare, cerchiamola di osservarla dall'angolatura giusta, cioè prendiamo veramente un punto di vista giusto, che sono anche le prime cose che questa città, che la città di Roma, che questa amministrazione ha cercato di mettere in piedi. Lo dicevo prima, il PEPA è stato approvato lo scorso anno, era il 10 settembre del 2014, va messo in pratica, va fatto un incontro con tutti i municipi per capire quali sono le criticità. C'è stata una commissione qui in cui dalla parte di via dello statuario di Capannella è stata messa al centro, attraverso gli occhi di un carrozzato, di quali sono le difficoltà sulle strade. Sono tante, sono troppe. Allora, parlare di un'accoglienza e di un'inclusione lo possiamo fare se noi però mettiamo anche in pratica le cose che abbiamo anche contribuito a creare. Ce le abbiamo, perché non utilizziamo quegli strumenti? E l'altra richiesta che ho inserito è quella di portare avanti e di chiudere il prima possibile la riforma dei servizi alla persona. Già quest'Aula si era espressa sulla questione della 355, sulla necessità di cambiare
sulla necessità di rivisitarla nella sua profondità, quella riforma, tant'è che ho apprezzato il fatto che l'assessorato già cambi il nome, non si parla più di una riforma dell'assistenza domiciliare perché così com'è non serve più, e cercando di mettere a fuoco il concetto di presa in carico e di valutazione dell'utente, che tra l'altro sono le stesse raccomandazioni che ci chiede la Convenzione ONU, e nell'ultima che venga approvato il piano regolatore sociale cittadino. È una lacuna che da troppi anni manca a questa città. Il municipio ne aveva uno, la necessità di riaggiornarlo con l'accorpamento del municipio, il lavoro si sta piano piano anche rimettendo in moto, nonostante le difficoltà, però il municipio sta facendo il suo, i municipi di Roma stanno facendo il loro lavoro, però Roma ancora è sprovvista di un piano regolatore sociale, che sarebbe quello che mette in ordine, in fila le necessità del welfare sociale del cittadino. Quali sono le cose che ci sono, quali mancano? Facciamo una fotografia da questo punto di vista, dal punto di vista demografico, dal punto di vista delle necessità, dei bisogni. Rimettiamo al centro e ricominciamo a lavorare su questo. È necessario per questo che Roma si venga fatto e venga approvato il prima possibile un piano regolatore sociale. Grazie. Grazie a lei. Allora, faccio presente che sull'ordine del giorno ci sono, si possono fare solo dichiarazioni di voto, non c'è discussione. Prima di passare però alla dichiarazione di voto sull'ordine del giorno, c'è un ragazzo che sta lì nel pubblico che mi ha chiesto di poter per 2 minuti di intervenire su questo argomento. Prego, ci dice come si chiama? Vada a un microfono. Chiaramente il consiglio è sospeso per 2 minuti. Io sono cittadino semplice. Attivismo, faccio attivismo fuori dalle istituzioni politiche, rappresento l'associazione Diversamente Abili, il presidente, di come io sono un ragazzo reinserito nel mondo della società di Roma, nei supermercati del gruppo Carrefour. Voi da 40 anni, questa maggioranza, minoranza e maggioranza a livello nazionale, a livello locale, vi state macchiando di una coscienza personale, perché voi usate solo il sociale, la diversità, per interessi personali. Per 40 anni avete fatto battaglia solo per interessi personali. Non avete la battaglia significa non avete lottato per i diritti. Io pensavo che lei dovesse fare un intervento. No, aspetta Presidente, scusa. Presidente, no, allora, mi dispiace, non è possibile. Presidente, mi attengo a quello. No, ci ho parlato troppo per i gusti miei. Allora, o state in merito, qui si parla di... Sto arrivando in merito, se no non mi... Non le permetto di fare valutazioni di carattere politico. No, non voglio... Mi dispiace? Andiamo avanti. Lei ha parlato, ha detto 10 parole, ha fatto 10 considerazioni di carattere politico. Allora. Glielo sto spiegando il motivo, se lei non mi dà tempo, porca mannaggia, ma io sono di origine sardo, se stavo in Sardegna questo atteggiamento non ce l'avrei avuto nei miei confronti. Scusate. Allora chiedo scusa, dico, prima di saper parlare, io mi dico, vengo dalla famiglia diversamente abile, significa la società, io come la tempo di sempre cittadino, che gli dà la possibilità di reinserirsi nel mondo della società, ridandogli la possibilità di reintegrarsi nella società, sia che sia straniero sia che sia italiano, con le immigrazioni, tutto. Ma vi dico una cosa importante, io mi sento umiliato dalle istituzioni, me stesso lo dico al Presidente, non ce l'ho su. La diversità significa rimettere il piano regolatore o il piano che volete per il progetto, significa dare la possibilità a una famiglia disabile di reintegrarsi nella società, di essere utile per se stesso e per gli altri, mettersi al centro dell'attenzione, togliere le barriere architettoniche tra le istituzioni e noi. Grazie. Questo è il problema, grazie. Grazie. Allora, riapriamo il consiglio. Passiamo alla dichiarazione di voto sull'ordine del giorno. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole all'ordine del giorno? Allora,
facciamo la controprova. Allora, chi è contrario? Chi si astiene? Allora, 13 voti a favore, 6 contrari e 2 astenuti, l'ordine del giorno è approvato. Passiamo alla dichiarazione di voto sul parere. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole, ripeto, la delibera riporta il parere favorevole, quindi è favorevole al parere favorevole. Chi è favorevole? Per favore, stanno registrando, per favore. Allora, chi è contrario? Quindi? Allora, 13 voti a favore e 8 contrari, quindi il parere favorevole è approvato. Passiamo adesso all'ultimo punto. Approvazione del nuovo regolamento per impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale. Allora, prego, Presidente della Commissione o l'Assessore. Presidente della Commissione, prego. Grazie, Presidente, colleghi consiglieri. Scusate, per favore. Dopo tanto parlare dei regolamenti per quanto riguarda gli impianti di competenza municipale, perviene da parte dell'amministrazione il regolamento per la gestione degli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale. È un regolamento anche questo che trae le sue origini da una deliberazione del Consiglio Comunale del 2002, anche se poi ha avuto degli aggiornamenti, quello più recente del 2008. La finalità, quindi la filosofia che ispira il regolamento, ovviamente permane sempre quella, ovvero di destinare ad uso pubblico e al servizio quindi della collettività gli impianti sportivi di Roma Capitale, sostenendo lo sport con la partecipazione, la cittadinanza e promuovendo il coordinamento delle diverse realtà associative che abbiamo sul territorio. Il regolamento, questa bozza di regolamento, quindi di delibera che ci perviene all'attenzione, revoca la deliberazione 170 e seguenti, approva uno schema di regolamento e fa riserva dell'approvazione dello schema di disciplinare a una successiva deliberazione della Giunta Capitolina. Quali sono le novità che vengono introdotte? Una diversa filosofia innanzitutto per ciò che attiene la dotazione degli impianti per l'efficientamento energetico. Questo è uno dei punti salienti che si rileva dal deliberato, e la suddivisione degli impianti in più classifiche. Quindi, partendo dai grandi impianti con rilevanza economica, che per dimensione, utenza potenziale e servizi connessi possa ospitare manifestazioni sportive agonistiche anche di livello nazionale ed internazionale. Poi i grandi impianti senza rilevanza economica, impianti con rilevanza che presentino due spazi per l'attività sportiva e gli impianti natatori. La Commissione ha dedicato alla trattazione, quindi ad esaminare la delibera, più sedute. Solo nella giornata di ieri si è pervenuta alla stesura delle osservazioni definitive, per cui abbiamo costretto, nostro malgrado, gli uffici poi a rincorrere
con i tempi per la stesura, insomma, definitiva della deliberazione, ma ho potuto verificare che, insomma, la delibera riporta tutto ciò che la Commissione poi all'unanimità dei presenti ha approvato. Che cosa abbiamo deciso di osservare? Anzitutto abbiamo aggiunto un criterio rispetto a quelli individuati dalla bozza di deliberazione, che prevedeva solamente la consistenza economica, insomma, dei gestori, anche l'esperienza che il soggetto proponente ha acquisito nella disciplina sportiva. Questa introduzione ci ha consentito poi, nel corso delle nostre osservazioni, di articolare un concetto che ha visto la Commissione nei primi giorni dibattere, voglio dire, anche in forma ovviamente propositiva, ma insomma molto vibrata, rispetto a quei soggetti proponenti che risultino aver occupato, ovvero di occupare, spazi dell'amministrazione senza autorizzazione. Che cosa la Commissione ha articolato? Approvando questa prima osservazione, cioè quindi proponendo all'amministrazione capitolina di recepire questa prima osservazione, ovvero che oltre agli altri requisiti che debbano avere i gestori che si propongono per affidare, per avere in gestione gli spazi, anche l'esperienza maturata nel settore sportivo. Questo che cosa fa? Che nel caso, voglio dire, il concessionario non abbia, o meglio, nell'ambito della sua attività abbia avuto modo, per qualsiasi motivo, insomma, di occupare spazi sportivi dell'amministrazione anche, voglio dire, per negligenza della struttura, insomma, che non ha magari perfezionato le procedure in tempo. Al di là, insomma, degli altri fattori che sono, voglio dire, quelli più importanti, quello economico, quello delle migliorie che vengono proposte per gli impianti sportivi, si ha la penalità di non attribuire l'esperienza acquisita nel corso dell'attività sportiva svolta negli impianti occupati, ovviamente. Quindi questa formulazione ha trovato l'unanimità della Commissione orientata, anche se alcuni dei commissari propendeva per una formulazione molto più rigida, ovvero che i concessionari o i proponenti che avessero in qualsiasi circostanza occupato spazi fosse loro preclusa la partecipazione a qualsiasi bando. Questa, voglio dire, la commissione, con un lavoro piuttosto lungo, quindi ci abbiamo dedicato più sedute, e poi pervenuta e ha affinato questo concetto pervenendo a una formulazione che ha trovato tutti d'accordo e che ritengo che possa essere un utile spunto per l'amministrazione capitolina. Altri tipi di osservazioni la bozza di deliberazione riserva alla giunta capitolina di poter affidare temporaneamente degli impianti per un anno per interessi generali della città, quindi nelle more dello svolgimento delle procedure di evidenza pubblica l'amministrazione si è riservata la possibilità di attribuire per un anno, la delibera dice rinnovabile eventualmente di un altro, gli impianti sportivi. La Commissione ha ritenuto che un anno fosse più che congruo, considerando, insomma, i tempi che stiamo attraversando, per poter esperire tutte le procedure che attengono alle gare, e quindi questo anche da stimolo per gli uffici di accelerare al massimo tutte quante le procedure di assegnazione. L'altra novità è che l'amministrazione si riserva anche la facoltà di attribuire alle federazioni e agli enti ad esse associate gli spazi per un periodo non superiore a 6 anni per eventi di particolare rilevanza, ovviamente di rilevanza ultracittadina, oserei dire, quindi le federazioni che debbono organizzare un campionato, posso pensare nazionale o anche europeo, se non un mondiale, possono avere in gestione impianti dell'amministrazione che non ha purtroppo la possibilità di metterli a regime per poterli, voglio dire, sistemare e quindi poi essere restituiti alla cittadinanza e quindi restituiti all'amministrazione trascorsi i famosi 6 anni che sono riconosciuti dalla delibera.
Il regolamento non si discosta poi molto rispetto a quello che, quelli che avevamo già visto, quindi è molto preciso per ciò che attiene i requisiti e le presentazioni di documenti che i soggetti proponenti debbono presentare. Abbiamo rilevato in commissione, questo poi l'assessore credo che lo riprenderà nel suo intervento, lo hanno rilevato gli uffici, lo abbiamo verificato anche noi, ma la commissione poi non ha avuto, non ha ritenuto insomma di metterlo su carta nelle osservazioni perché ritenute superflue, lo abbiamo detto tanto tempo, che è la questione dei controlli. Sebbene il regolamento dica che sia il Dipartimento che i municipi debbono con proprio personale effettuare i controlli, noi sappiamo che nella realtà le vacanze organiche, quindi le difficoltà di personale sia di polizia locale sia degli uffici stessi, che penso all'ufficio tecnico che li deve accompagnare questo processo, insomma difficoltà ce ne abbiamo a dismisura. Noi nelle pregresse deliberazioni e proposte di risoluzione che abbiamo affrontato e approvato nel tempo, quando abbiamo proposto ad esempio il regolamento per gli impianti municipali, abbiamo sempre detto che il comune implementi le dotazioni organiche degli uffici. L'assessore poi ci farà la proposta e vedremo un attimo come contemperarla con la votazione della delibera. E personalmente insomma poi possiamo farla anche come raccomandazione, ovvero che l'assessore nell'atto della trasmissione alla presidente della commissione capitolina dell'assessore evidenzi questo aspetto, che non mettiamo come osservazioni perché in realtà il regolamento cita già questa previsione, ma noi sappiamo che in realtà è un elemento di criticità, di forte criticità, che poi nella quotidianità ci porta ad avere dei servizi non sempre alla portata insomma che ci aspettiamo. La commissione, ripeto, ha terminato i lavori e ha approvato all'unanimità le osservazioni contenute in questi pochi articoli, e ritengo che questi possano essere intanto elementi di positiva valutazione da parte della commissione capitolina, che si accingerà poi a fare sintesi rispetto alle osservazioni di tutti quanti i municipi, accompagnati con questa raccomandazione, se l'assessore sarà d'accordo, quindi se il Consiglio lo vorrà, e potremmo poi essere magari più incisivi per ciò che attiene la specificità dei controlli. Come dicevo, la deliberazione, una volta approvato il regolamento, la Giunta capitolina avrà il compito di redigere ed approvare con separata deliberazione il disciplinare, che è la parte poi più importante, perché è quello che i concessionari poi vanno a sottoscrivere una volta che hanno vinto il bando, ovvero le federazioni una volta che hanno avuto in affidamento gli spazi sportivi. Mi fermo qui perché mi sembra che il testo poi sia abbastanza chiaro, i consiglieri hanno avuto modo per poterlo affrontare e leggere con attenzione. Grazie Presidente Poli. A questo punto sono aperte le iscrizioni a intervenire sull'argomento. Ci sono iscrizioni a parlare? Non essendoci iscrizioni a parlare, se l'assessore... Allora, prego consigliere Ciancio. L'assessore al termine secondo l'articolo 77. Grazie Presidente. Ringrazio i consiglieri e la commissione che ha lavorato a questo regolamento molto importante, dove il Dipartimento ha cercato di dare una stretta ai concessionari rispetto al bene pubblico e agli impianti sportivi, quindi ha cambiato un po' alcuni criteri anche sulle modalità di affidamento, dando un valore predominante, prevalente all'offerta tecnica, non all'offerta economica. Ciò vuol dire che si valutano i progetti e non chi ha più denaro e quindi può accedere ad avere degli impianti che poi devono rispondere all'utenza
nei vari municipi. E si è lavorato in commissione su alcuni emendamenti molto importanti, quindi le osservazioni che abbiamo fatto partivano da alcune preclusioni un po' troppo rigide. Siamo arrivati a una mediazione che condivisa e approvata in toto da tutti i consiglieri, da tutta la commissione. Ho qualche dubbio però, devo dire onestamente, e l'ho detto anche in commissione, sul fatto che gli uffici ci avevano fatto delle osservazioni, ma che sono arrivate successivamente al parere e al lavoro della commissione, quindi non sono stati poi trasferiti nel deliberato. Tutti in toto, non ecco. Sì, io siccome dico che gli uffici sicuramente hanno una visione completa e puntuale, se avessimo armonizzato un po' meglio forse qualche commissione, io mi auguro che il Dipartimento accolga totalmente le nostre osservazioni e il Campidoglio alla fine esce con un regolamento puntuale che vada nella direzione di non concedere per tantissimi anni i beni pubblici a chiunque, e questo è stato l'intento e il lavoro della Commissione. Ho visto la sintesi della delibera, mi sembra, non ho visto tutti gli articoli che gli uffici avevano posto in esame, e quindi coscientemente devo dire che è un regolamento che va a migliorare i due precedenti. E sicuramente aspettiamo un regolamento pure noi per quanto riguarda gli impianti municipali, però di fatto c'è in corso un bando attivo, per cui noi siamo in attesa per vedere l'esito anche di quello che succederà per gli impianti municipali. Grazie Assessore, grazie Presidente. Grazie Consigliere Ciancio, ci sono altre iscrizioni a parlare? Prego Consigliere Cerconi, 10 minuti. Buongiorno a tutti e ben rientrati dalle vacanze. Questo regolamento 10 minuti. Questo regolamento, siamo sinceri, non ci convince per niente come Fratelli d'Italia. Farò prima alcuni punti per chi vorrà seguire. Innanzitutto l'articolo 6, quando parliamo di affidamenti impianti alle federazioni, innanzitutto bisognerà verificare le modalità di gestione e la fattibilità. E bisognerà vedere poi quali impianti resteranno vuoti in una situazione in cui abbiamo tantissime associazioni e moltissime offerte. Il secondo punto è per quanto riguarda gli affidamenti diretti all'articolo 7. L'affidamento diretto, in questo caso io presento, Vicepresidente, un emendamento aggiuntivo. L'emendamento aggiuntivo E deve però depositarlo. Se lo deposita qui, poi successivamente viene descritto, ha facoltà anche di anticiparlo a voce, però non è presentazione finché non è presentato. Grazie. Grazie. Gli emendamenti vanno presentati qui alla Presidenza. Grazie. Per quanto riguarda, e questo l'anticipo, l'affidamento diretto, ritengo opportuno che l'affidamento diretto e la conseguente gestione dell'impianto non debbano essere considerati dei requisiti valutati ai fini del punteggio di un bando successivo, perché questo vorrebbe dire che una pubblica amministrazione, se volete stoppiamo un attimo e... Le chiedo scusa, consigliere Cerconi, si sta semplicemente valutando l'accoglibilità dell'emendamento, perché, rispetto alla delibera. No, le spiego, perché di solito si potrebbe anche fare inizio, chi deve presentare chi presenta gli emendamenti li porti. Sarebbe opportuno, secondo me. Le chiediamo un attimo di avvicinarsi alla Presidenza, così si capisce dov'è il problema, se spegne anche il microfono. No, volevo solo, posso dire una cosa al microfono? Secondo me l'opportunità e l'impasse spesso che c'è quando si presentano emendamenti è perché il Presidente dovrebbe dire chi deve presentare emendamenti all'inizio
dell'atto presenti gli emendamenti, dare 5 minuti per arrivare là e presentare gli emendamenti, perché sennò io, cioè, non so quando lo devo presentare, se quando... No, non è le assicuro, non è questa la questione. Se ci prendiamo un paio di minuti di sospensione e in questa maniera... Ah, se no, senza sospensione della seduta... Allora, a livello organizzativo precisiamo il fatto, gli emendamenti, allora si fa l'intervento, poi o prima si depositano gli emendamenti, altrimenti rischia di succedere questo. Tra l'altro questo si mangia anche il tempo dell'intervento. A questo punto io le faccio anche recuperare un po', perché sì, è stato un dato di pasticcio, però diciamo recupererà 3 minuti, però cerchi anche lei di essere concisa. Allora, su sarò brevissima, perché in realtà ci sono dei punti che sembrano poco chiari. L'articolo 6 l'ho appena detto, l'articolo 7 l'affidamento diretto, ci sarà, poi discuteremo dell'emendamento aggiuntivo. Per quanto riguarda l'articolo 9.1H, intitolato avviso pubblico, la parte in cui dice per 3 ore ogni mattina l'impianto sarà dedicato alle scuole che ne fanno richiesta. Allora, anche in questa parte il problema è che non si capisce, cioè noi abbiamo una piscina comunale che decide di destinare 3 ore la mattina alle scuole, quindi tutto l'impianto destinato alle scuole, viene destinata solo una corsia, così solo una sala. A quel punto però si pone il problema della gestione, per esempio, degli spogliatoi, perché capite bene che se portiamo dei bambini a scuola poi non possiamo pensare che lo spogliatoio venga divisa con gli altri utenti. Quindi secondo me ci sono dei punti che andrebbero quantomeno chiariti. Non solo, l'articolo 10 riguarda il canone di concessione. La formulazione di tale articolo, mi dispiace se vi ho disturbato col mio intervento, sarò breve. Canone di concessione, la formulazione dell'articolo anche in questo caso rischia di creare alcune disparità di trattamento. Innanzitutto servirebbe almeno garantire un minimo e un massimo, cosa che a me non sembra prevista. E la seconda, il secondo punto che mi sembra particolare è che il canone viene determinato in virtù del potenziale volume di affari o sui pregressi o su quello che è in atto. Cioè, fatemi capire, quindi una mala gestione dell'impianto andrebbe a favorire, perché io ovviamente riduco il mio canone. Io non conosco, e sono sincera nel dire cosa è giusto, nel senso che è giusto che uno va male, cioè dichiara di meno. No. Consigliere Ciancio. Consigliere Ciancio, se lei si fosse letta la delibera probabilmente avrebbe trovato che non è tutto così chiaro, altrimenti non la commissione... Scusate, per cortesia. Sto parlando in generale. Altrimenti ovviamente la commissione non avrebbe posto dei punti come allarmi per il consiglio comunale, per dire qua c'è qualcosa che non va. Quindi mi pare ovvio che la situazione non è chiara. Altra situazione non chiara è quella dell'articolo 15, cioè quando ci dice la durata della concessione verrà rideterminata in virtù degli interventi manutentivi ordinari o straordinari che verranno fatti sull'impianto. Perfetto, ma lo vogliamo dare un minimo o un massimo, o noi rischiamo che poi l'intervento produca una concessione di 30 anni o di 40 anni? Questi sono tutti elementi che possono sembrare piccoli, ma poi nella pratica di tutti i giorni possono creare non pochi problemi, anche e soprattutto in virtù, e sottolineo, sia del canone di concessione che della durata della concessione. Detto ciò, mi pare abbastanza chiaro che ci sono degli elementi che non convincono. Non convincono e che non ci permettono poi di dare un parere positivo, perché se dobbiamo oggi esprimere un parere positivo, anche dando degli elementi, degli spunti di riflessione all'Assemblea Capitolina, noi non siamo sicuri che questi spunti verranno recepiti. Visto anche quanto è stato detto dalla parte tecnica
e dalla poca sicurezza che questa commissione ha espresso nel dare un parere favorevole e da tutto ciò che ho detto, per il momento per quanto riguarda Fratelli d'Italia, e poi lo esprimeremo anche nella dichiarazione di voto, non dà il suo parere favorevole. Grazie. Sperando ovviamente che se in un intervento dell'assessore ci possa illuminare su quanto detto in questo caso. Grazie. Grazie. Altri, io non ho nessun iscritto a interventi. Ci sono altri interventi? No. Dopo l'assessore no. Allora, consigliere Giuliano. Grazie Presidente, vabbè, perché era interessante sentire l'assessore quello che diceva e quindi potevamo anche comunque fare un dialogo, però non è previsto. Allora, vorrei solo mettere in evidenza alcune cose. Perché? Perché la commissione, come sempre, la commissione urbanistica, impianti sportivi, eccetera, eccetera, come sempre ha dimostrato la sua professionalità, per cui ha messo a disposizione della commissione tutti gli elementi, c'è stata una argomentazione intelligente, c'è stato comunque un meccanismo di partecipazione come sempre, e quindi questo va riconosciuto. Perché dico questo? Perché non può sembrare da parte nostra una mancanza di coerenza. Devo dire che lavorare nella commissione è diciamo un piacere quando si trattano gli argomenti in questo modo, però lo dico e ricordo che abbiamo fatto un gran lavoro per quanto riguardava gli impianti municipali, il nuovo regolamento. Abbiamo messo anima e corpo in quel lavoro, e di quello che noi non siamo sicuri, quindi per accentuare quello che è poco fa la mia collega ha detto, non siamo sicuri del risultato dell'amministrazione comunale, quindi del Consiglio Comunale. Perché? Perché un lavoro di quel tipo per gli impianti municipali meritava, dopo anche che l'assessore nostro quindi è andato da diverse riunioni eccetera, meritava una risposta affermativa, meritava una soluzione positiva, e invece siamo caduti nel baratro, cioè siamo tornati a quello che era prima, cercando poi di riabbattarci a modificare alcuni criteri, ma non hanno dato un senso di quello che noi volevamo dare con il nostro lavoro. Ora, gli impianti sportivi municipali diventa un argomento, un settore ancora ben più ampio, mentre le palestre delle scuole hanno una valenza, qui parliamo di strutture nella città di Roma che hanno un'importanza. Nella classificazione infatti viene detto che impianti di rilevanza di grande rilevanza anche economica, quindi dove si possono fare ovviamente anche delle attività a livello nazionale e internazionale, quindi parliamo di strutture che hanno un peso specifico. Ora, noi come al solito facciamo il nostro lavoro, come al solito abbiamo cercato di comunque condizionare, modificare, migliorare, provare a sistemare alcuni concetti, sempre però con la situazione che siamo appesi ad un discorso che poi arriverà dal Consiglio Comunale, anche perché il Presidente ha detto che il disciplinare verrà approvato successivamente comunque a una seduta di Consiglio successivo a questo passaggio, quindi significa che la palla verrà tenuta da chi di dovere, e in questo caso anche le nostre osservazioni potrebbero, come è stato fatto in altri lavori, come prima accennato, potrebbero non essere prese in considerazione. Quindi che significa? Che noi ci troviamo a provare a dare una positività quando dall'altra parte non sappiamo quello che accadrà. Ci siamo interessati in questo, ci siamo anche informati, e l'andamento generale dell'amministrazione comunale, a parte che non vedono e non si capisce quando verrà approvato questo nuovo regolamento degli impianti, con le difficoltà politiche che ci sono, ma comunque si partirà da zero, cioè questo è l'andamento che viene
dal Consiglio Comunale. Cioè, quindi tutto un lavoro effettuato nei vari municipi ci viene da pensare, non abbiamo la certezza, ma che non verrà preso in considerazione nulla o quasi nulla. Ora dice, ma perché tu fai il mago? No, io mi auguro che, ma le precedenti esperienze lavorative, i nostri pareri sono stati, quando è capitato, messi da parte, perché le difficoltà sono oggettive, quindi sono presenti in Roma Capitale. Allora, anche il fatto di dire che comunque si riserva l'amministrazione comunale di avere la disponibilità di dare in affidamento un anno con l'aggiunta di un secondo anno, la possibilità di dare, capito, in affidamento a chi che sia, perché comunque si riserva di... Non entriamo nel merito, già questo 1 più 1 a me mi lascia un po', no? Mi lascia un po' la mano in bocca. Poi va bene, noi facciamo emendamento invece che 2 1. Siamo bravi, ci mancherebbe altro, però non dovremmo essere noi, no, a percepire queste discrasie. Dovrebbe già pervenire, in virtù di tutta la problematica che c'è stata dietro, anche agli impianti sportivi, anche perché poi il mondo degli impianti sportivi comunali non è che vive chissà quale fasto, cioè ci sono diversi impianti che stanno in condizioni pessime, per cui, cioè, non c'è neanche un quadro, cioè in questa delibera non si intravede neanche un quadro economico politico, prima che politico economico, di come quale possano essere comunque le attenzioni per poter portare i nostri impianti a un livello decente. Ci affidiamo comunque sia alla capacità del privato, che concessionando con l'amministrazione proporrà un intervento migliorativo o, diciamo, di straordinario, che poi darà a loro la possibilità di avere dei contratti, no, di concessione, che possono variare a seconda dell'impegno economico che mettono. Pure questo è un po' lasciato al caso. Allora, volevamo essere positivi o perlomeno non essere contrari, però l'aula, quando le cose arrivano in aula, quindi lo dico non per mancanza di rispetto, ma quando le cose arrivano in aula, a volte poi arriva l'elemento che ti dà il sostegno per dire, comunque sia, sei oggetto di un passaggio e di un avallo nei confronti dell'amministrazione centrale, che poi deciderà a seconda di quali saranno gli umori politici del momento. Per cui noi abbiamo analizzato una cosa, abbiamo analizzato uno stato dell'arte, poi lì non sarà solo l'arte che noi abbiamo analizzato a fare la differenza, ma saranno gli equilibri, sarà il momento in cui i consiglieri comunali si troveranno a decidere, e sarà quello che poi servirà politicamente per poter comunque dare delle risposte. Beh, tutta questa incertezza in questo momento, e ringrazio nuovamente la commissione e il presidente e i commissari, che al di là di questo in diverse occasioni, quasi tutte, ha fatto un lavoro molto positivo, però ci lascia questa perplessità e non ci sentiamo di accollarci questa responsabilità come Fratelli d'Italia. Grazie. Grazie consigliere Giuliano. Allora, ci sono altri interventi, prego assessore. Scusate, consigliere Sterità. Io questa sera sono arrivato in ritardo e mi scuso con lei e con il consiglio, e perciò ho avuto modo di seguire poco i lavori, però ho seguito nei scorsi giorni, presidente, signori consiglieri, il lavoro fatto bene della commissione, un lavoro fatto bene democraticamente, facendo parlare un po' tutti, sentendo un po' tutti e lavorandoci molto su questo argomento. A mio parere noi dobbiamo cogliere l'occasione che ci dà questo parere per accendere qualche riflettore sull'argomento sport di questo nostro quadrante. Prima Pancalli è andato via, poi Massini è andato via. Vi confesso la mia ignoranza, che non so chi è l'assessore di competenza in questo momento, e neanche mi interessa saperlo, ve lo confesso, perché in tutti questi anni lo sport nel nostro municipio
ci parliamo o giorni interi parlando di regolamenti, sub-regolamenti, però vediamo che i nostri impianti sportivi qualche volta non sono a norma. Anni fa è morto un bambino in un campo di calcio, c'è la corsa allo sport dei bambini, che secondo me più questi bambini, più che i bambini, i genitori. Non so se avete mai visto un campo di calcio con i genitori in fondo alla rete. Questi signori incitano alla violenza, uccidilo, gambizzalo. Sinceramente è veramente pazzesco. Lo sport è un'altra cosa. Lo sport è legalità, lo sport è medicina, è nutrizione, e tantissime cose belle. Che dice, consigliere Ciancio? Ah, ecco, guarda, mi guarda questa faccia così. Che è passato la minoranza? Venga nel suo posto e stia transereno. Detto questo, perciò nel nostro municipio dovremmo fare un ordine del giorno, qualche cosa che riaccenda i riflettori, anche perché si sta rincorrendo la corsa alle Olimpiadi. Che Olimpiadi vogliamo fare? Una città lasciata male da Alemanno, iniziata... Si poteva fare meglio, consigliere? Si poteva fare meglio. Scusate. Perciò la mia preoccupazione è che, per esempio, zone come Quarto Miglio, c'era un bellissimo campo di calcio, non c'è più. I poteri forti di chi ha tanti soldi, consigliere Giuliano, lei ci ricorda sempre articolo 5, com'era? Articolo 5, chi c'ha i soldi ha vinto. Io faccio parte di un'altra categoria di pensiero. A me chi c'ha i soldi non me ne può fregare di meno. C'è sta lo Stato che su guarda, interviene, ci sta in una famiglia, un padre di famiglia che prima di prendere una decisione si consulta, eccetera, eccetera. Detto questo, Quarto Miglio stanno senza sport. O c'è qualche Cristo che statuario, si poteva fare un bel centro sportivo, non è stato fatto. Abbiamo vissuto periodi bruttissimi in questo municipio, è stato arrestato un dipendente del nostro municipio perché accusato che chiedeva fondi a una palestra sportiva, una bella piscina palestra. Poi c'è la possibilità, dobbiamo cogliere l'occasione, e spero che il consigliere Poli, che sta gestendo la commissione urbanistica, non la prossima settimana, ma il primo di ottobre, metta in cantiere la possibilità di trovare la legalità, una volta per tutte, al centro civico di Via Mantea, al centro al pallone, perché quell'ATI che doveva stare per un anno, questa maggioranza ha fatto un errore, dare in mano a lei la commissione legalità, lei di legalità non ci azzecca niente. Detto questo, io veramente voterò questo documento, perché in commissione ne abbiamo parlato e sono state prese in considerazione anche le osservazioni che ha fatto il Partito Democratico, e perciò lo voterò questo argomento. Però ecco, sarebbe importante, e mi rivolgo al consigliere Poli, che la massima autorità di questo consiglio per quanto riguarda la commissione urbanistica, e la commissione urbanistica deve intervenire al più presto per ridare legalità a Via Amantea, fare un bando pubblico e poi si inizia. Chi è la responsabilità? Lo doveva fare Alemanno nella scorsa consigliatura e non l'ha fatto. Adesso che abbiamo la possibilità di avere qualche porta non aperta ma semi chiusa, possiamo iniziare un percorso.
E poi non vi annoio con tanti altri problemi del nostro quadrante, di vari altri quadranti del nostro municipio. Non possiamo continuare a pensare che le palestre dentro le scuole vengono usate in quel modo. A me non piace il modo in cui lo usano. Naturalmente sarà modo e tempo di affrontarlo e risolverlo. Grazie. Grazie. Allora, prego, assessora. Consiglieri, presidente, insomma, io ho ascoltato attentamente tutti i diversi interventi che sollecitano ovviamente a una riflessione eppure a una risposta in qualche caso. È chiaro che quello che diceva l'ultimo intervento del consigliere Stelitano, che il quadro su cui Roma si muove rispetto allo sport è imbarazzante, proprio perché il cambio di 3 assessori, con Pancalli avevamo iniziato un lavoro che tutto sommato dal punto di vista dello sport era centrato, poi successivamente l'assessore Masini ha provato in qualche modo attraverso l'assessorato sport e scuola a fare un lavoro di sintesi delle due deleghe, ma poi insomma ci sono stati dei problemi, per cui adesso la Marinelli, tutto sommato, che si è sempre occupata di cultura e di attività affini allo sport, noi ci aspettiamo una convocazione. Tutto sommato però la presidente della commissione sport della lista civica, lei è di lista civica, Svetlana Celli, abbiamo un rapporto e una continuità, per cui mi diceva che tutte le osservazioni che noi stiamo producendo saranno poi oggetto di discussione durante la commissione che lei convocherà a breve. Sarà oggetto di discussione perché? Perché le riflessioni rispetto a questo regolamento, seppur noi, insomma, per quanto riguarda, io volevo ritornare a spiegare che per quanto riguarda i regolamenti degli impianti sportivi comunali, quelli con la pertinenza adesso sono stati divisi tra pertinenze più o meno ampie, adesso poi lo spiego un attimo, però è chiaro che la competenza sul dipartimento rispetto ad una serie di discussioni che vorrei innescare qui è molto limitata. Perché? Perché da parte degli uffici del dipartimento c'è il controllo e c'è tutta una serie di valutazioni anche rispetto ai progetti, all'avviso pubblico, all'emanazione di tutte le procedure amministrative di assegnazione. Noi non abbiamo la competenza quando sono impianti che hanno più di una funzione sportiva. E per quanto riguarda questo municipio, noi abbiamo all'incirca 15 impianti e su questi 15 impianti attualmente classificati come municipali sono la piscina e l'attuale impianto Gregoraci. Dopodiché ci saranno altri lavori che, come diceva anche il consigliere, l'acquisizione al patrimonio di altri impianti e la regolarizzazione di procedure amministrative, probabilmente ci sarà qualche altro impianto quest'anno da acquisire, questo è proprio per informazione. Ma insomma penso anche prima. Le riflessioni invece su cui secondo me era interessante soffermarsi, ma e probabilmente creare anche forse una riflessione da portare insieme, che parte dal Consiglio, come diceva il Presidente Poli, è quella sui controlli. Però volevo fare prima una precisazione: gli impianti sono stati ridivisi in categorie diverse, sono stati ridivisi in impianti di rilevanza commerciale e rilevanza sportiva, e io nelle mie osservazioni di giunta avevo espresso una perplessità rispetto non tanto alla differenziazione delle rilevanze, ma quanto invece alle nuove forme di selezione, quindi di procedura di affidamento. Per quanto mi riguarda, la procedura con il bando pubblico è l'unica procedura, visto che altrimenti se no creiamo un po' di confusione, dentro il regolamento un po' di confusione c'è, perché mentre si superano alcuni temi ne andiamo a riproporre degli altri, per cui io riterrei che secondo me tutte le procedure degli impianti sportivi devono andare in avviso pubblico, e sarei abbastanza contraria agli affidamenti diretti sia a federazioni sia a parti di attività in concessione temporanea, perché è prevista anche quest'altra misura, oltre che eccezionalmente quando l'impianto non ha già un concessionario ci sono delle parti sportive, diciamo delle, come potrebbero essere i campi, che potrebbero essere affidati temporaneamente. Allora io su questo direi che se forse noi prendiamo la linea che è quella della trasparenza e della legalità rispetto al bando pubblico, probabilmente la federazione è un ente privato, non è il CONI, per cui su questo potrebbe essere oggetto di riflessione su cui io probabilmente in commissione capitolina la porto. L'altro elemento su cui invece c'è un grande cambiamento e che però nel regolamento non si evince: prima gli impianti, una volta diciamo preso nell'avviso pubblico i 6 anni
di base, perché sono 6 anni di concessione base, poi in base al progetto tecnico e economico che presenti, diciamo, c'è un allungamento in base alla, al tipo di lavoro e di manutenzione straordinaria che poni. In questa fase qui, non so se ci siamo accorti, ma che l'impianto va in gara, viene affidato, viene decisa, anche qui la commissione, diciamo, è stata un po' rivista, è un po' confusa rispetto a chi fa cosa, però a quanto pare non viene riprevista una possibilità successiva dopo la prima concessione, che potrebbe essere di 6 anni, di 12, di 15, quello in base alle decisioni della commissione, ma non viene previsto un allungamento, quindi noi superiamo e che però questo nell'ottica dell'investimento rispetto all'imprenditoria sportiva cozza un po', perché l'associazionismo sportivo non riuscirà mai a fare un investimento tale probabilmente rispetto ai tempi. Dall'altra parte, nessun imprenditore sportivo per 6 anni di concessione magari ci spende una cifra enorme. Quindi c'è, secondo me, una riflessione importante, perché prima probabilmente l'impianto l'amministrazione non lo rivedeva più e quindi in qualche modo attraverso la presentazione del progetto tecnico, l'anno precedente aveva la possibilità di presentare il progetto tecnico, veniva validato dall'amministrazione, dall'ufficio tecnico e quindi c'era il proseguimento dell'attività, quindi l'avviso pubblico per l'impianto non c'era più. Adesso succede che teoricamente non è possibile presentare un successivo progetto tecnico nella valutazione e questo però è un tema che probabilmente è più generale, mentre l'altro elemento su cui era importante per me e che ci crea una grossa difficoltà, perché tutte le cose che avete detto sugli impianti, quindi la situazione dell'impiantistica, è vero, mancano degli impianti e mancano probabilmente gli impianti perché poi le concessioni sono durate anche tantissimo tempo e la gestione è stata più complicata, ma mancano i controlli sui centri sportivi municipali, ma come mancano i controlli sugli impianti, questo non è che c'è, mancano i controlli, non soltanto la verifica di chi ci sta dentro in quel momento, manca il controllo del tariffario, manca il controllo delle cessioni societarie, manca il controllo in generale. Allora io direi che probabilmente noi da questo punto di vista dovremmo fare un'azione più forte insieme e di chiedere che vengano predisposte a livello municipale delle risorse previste dal Dipartimento, cerchiamo di capire come, perché in questo periodo di parlare di risorse è abbastanza difficile, però io credo che l'unico elemento, l'unica possibilità rispetto a situazioni che non nascondo creano difficoltà, perché le cessioni societarie vanno comunicate nei tempi, vanno approvate, allora noi abbiamo una situazione che probabilmente andrebbe valutata, come le cessioni societarie, come i tempi di concessione dell'impianto, per cui credo che il controllo sia l'unico elemento su cui noi potremmo fare un minimo di chiarezza rispetto all'impiantistica, per cui io direi che nell'articolo 16, mi sembra, non so qual era, di inserire che venga previsto, oltre a quello che ripetono, diciamo, in tutti i regolamenti, che però poi non viene attuato, direi di inserire che venga predisposta un servizio specifico per il controllo, o vengano predisposte risorse umane specifiche per il controllo, perché altrimenti noi non sapremo come fare a capire se gli impianti sostanzialmente svolgono la funzione per cui hanno preso l'avviso pubblico. L'altro tema è quello della messa in sicurezza, cioè non avremo mai la possibilità probabilmente attraverso il regolamento, ma attraverso anche un po' problemi che si sono creati negli ultimi tempi, quelli dei passaggi alla messa in sicurezza degli impianti, quindi alla sanatoria di alcune situazioni e alla messa in sicurezza dell'impianto. Questo è un tema che riporterò alla Commissione Capitolina, ma non è per niente spiegato all'interno del regolamento. Questo è quanto. Grazie Assessora. Allora, passiamo adesso all'emendamento presentato dalla consigliera Cerquoni. Prego, consigliere Cerquoni, consigliere Cerquoni, illustri l'emendamento. No, vabbè, l'emendamento lo facciamo. È un emendamento aggiuntivo, prego. Allora, semplicemente, come lo potevamo leggere, l'emendamento aggiuntivo comporta che l'affidamento diretto e la conseguente gestione dell'impianto non sono requisiti che possono essere valutati ai fini del punteggio per un successivo bando, semplicemente perché quando l'amministrazione decide di dare direttamente in concessione un affidamento diretto, questo non è fatto valutando tutti gli altri progetti che possono essere
presentati, non ci sono dei punteggi, è un affidamento che l'amministrazione fa di sua spontanea volontà. Questo significa, secondo me, o secondo insomma Fratelli d'Italia, non può valere come ulteriore punteggio per un successivo bando. Vi ricordo che questa stessa dicitura è per esempio inserita anche nella determinazione dirigenziale del centro civico di Via Polia Vamantea. Infatti l'affidamento diretto anche in quel caso non comporta un pregresso o un ulteriore punteggio in un successivo bando. Grazie. Allora, passiamo alla discussione di questo emendamento. Ci sono interventi? No, passiamo alle dichiarazioni di voto. Scusate. Consigliere Poli. Prendo atto dell'emendamento che è stato illustrato adesso dalla collega. Tendenzialmente, voglio dire, non avrei nessun tipo di difficoltà ad accettarlo. Voglio però far notare che l'affidamento dell'impianto sportivo segue una procedura piuttosto particolare, che non è quella che si mettono d'accordo due e si stringono la mano, cioè una deliberazione di giunta capitolina. Stiamo a parlare, cioè, ho capito, però voglio dire, non è una cosa. Scusate. Non è un affidamento che viene fatto dentro una stanza, insomma, un affidamento giunta capitolina in deroga all'articolo 5 del regolamento, ma per motivi eccezionali, comprovati, eccetera, eccetera. Questo, no, dico, la natura dell'articolo noi lo abbiamo già snaturato in commissione, snaturato è una parola, voglio dire, forse eccessiva, però voglio dire, rimodulato e attenuato in commissione, quando abbiamo detto che l'affidamento non può essere rinnovato. Quindi quella già era un chiaro segnale che perviene, insomma, dalla commissione e da tutti i commissari, questo è stato approvato, per poter dire sì, è una cosa eccezionale, ma è per un anno, non è che può fare, perché diventano due, poi è possibile pure che si vada oltre. Se questo è un elemento di garanzia, voglio dire, ulteriore, ripeto, a me per quanto mi riguarda non cambia nulla come discorso. Mi dispiacerebbe però che i proponenti dell'emendamento poi chiedano l'emendamento e se ne vanno e non mi votano la delibera. Questa sarebbe piuttosto singolare come cosa. Grazie. Scusate, per cortesia, ripeto, sugli emendamenti si interviene uno per gruppo. Scusi, volevo chiedere un chiarimento del Presidente. Sugli emendamenti si interviene uno per gruppo, grazie. Perché poi dice che di giunta, comunale, di statuario di Via Polia è stato fatto di giunta. Appunto, ti dico, i prossimi verranno fatti dalla giunta. Ah, i prossimi, pensavo quello. Scusate. Così la cercoli, un attimo, al favore. No, lo sto ritirando per evitare queste polemiche. Io ritiro l'emendamento. Lo ritiro. Vabbè. Allora, adesso allora passiamo alla dichiarazione di voto sull'atto di espressione parere favorevole. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? La consigliera La Notte sostituita dal consigliere Laddaga. Allora, mi dispiace, non c'è il numero legale. Qui si apre con la votazione nel prossimo. Sì, sì, va, diciamo, in votazione il prossimo consiglio, in seconda convocazione. Consiglio è chiuso, grazie.